Allora, buongiorno, io volevo ringraziare il Presidente 40 che ci dà il piacere di essere qui alla sede del Consiglio Notarile di Santa Maria Capua Vetere, con la presenza del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, l'Avvocato Adolfo Russo, e con la presenza del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Luigi Fabozzi. Questo incontro che parte da uno spunto che è sicuramente quello di uno scambio di auguri, ma serve anche a riannodare i rapporti di collaborazione che ci sono sempre stati fra le tre professioni legali e il Tribunale di Santa Maria. Non posso non fare un accenno personale ai vecchi rapporti che legano la mia famiglia, la famiglia del Presidente 40, quindi a maggior ragione mi fa piacere ospitarlo qui. Io resto convinto che in un momento così difficile che vede poca sensibilità da parte del mondo politico, ma gli studi professionali sono in crisi come il mondo del commercio. Quindi in questo momento bisogna un po' serrare le file, anziché badare al proprio orticello, allargare il proprio sguardo d'orizzonte e soprattutto collaborare con le istituzioni, mettere a disposizione il proprio sapere e soprattutto con gli avvocati, con i commercialisti, fare squadra, per cercare di rendere più fluida la subastazione dei beni. In tal senso, tutte le professioni sono telematicamente organizzate, quindi probabilmente potremmo in questo disastro pandemico sfruttare le potenzialità della telematica addirittura per lavorare un po' meglio. Dopo avervi brevemente presentati, do la parola al Presidente dell'Ordine degli Avvocati. Ringrazio il padrone di casa, il notaio Alessandro De Donato, presidente dell'Ordine dei Notai, ringrazio Luigi Fabozzi, presidente dell'Ordine dei Commercialisti e un particolare ringraziamento al presidente 40 che da poco ritornato al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere assumendo le funzioni di presidente della sezione fallimentare, come diceva giustamente il notaio De Donato, ci fa tornare a me soprattutto, che sono quello un po' più datato fra tutti, a tempi antichi, quando c'era l'unica sede a Palazzo Melzi, quando c'era lo zio del presidente 40, anche il presidente Emilio 40, compianto, e quindi diciamo è un ritorno alle origini. Il momento è quello che è particolare, è molto molto duro, lo è per tutti gli ordini professionali, mi sia consentito per gli avvocati e per gli avvocati sammaritani ancora di più, perché soffriamo tantissimo di quella che è la situazione non solo pandemica con le conseguenze che ci sono in senso generale, ma anche con le conseguenze particolari cui soffriamo noi nel Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ma non è questa la sede, non è questo il momento, però vorrei chiarire che incontri come quelli di oggi, che consentono una interlocuzione diretta con la magistratura così brillantemente ad altissimo livello rappresentato, per parlare dei nostri problemi, per giungere a delle conclusioni operative, sono quanto mai positive, sono auspicabili ed auspicate, credo, da tutti gli ordini, certamente dall'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Abbiamo necessità di riappropriarci, fra virgolette, del nostro ruolo, della nostra presenza anche fisica, quindi ben vengano i dispositivi telematici, sempre che non siano sostitutivi della presenza fisica dell'avvocato, che non potrà mai essere surrogata, ma soprattutto ben venga una interlocuzione operativa e fattiva che produca e provochi quello che è il miglioramento dei rapporti, non solo fra le parti, ma anche e soprattutto tenendo presente che la nostra funzione è quella di tutelare il cittadino. Quindi sotto questo aspetto ringrazio ancora chi ha avuto la brillantissima idea ed in particolare il Presidente 40. Anche io mi associo ai ringraziamenti, innanzitutto per l'ospitalità del Consiglio Notarile e quindi mi rivolgo al Presidente De Donato. Ringrazio anche il Presidente degli Avvocati, l'Avvocato Adolfo Russo, sempre molto, molto disponibile e questo incontro è la testimonianza, contrariamente a quello che succede in altre parti del nostro paese, della solidarietà e della collaborazione che esiste tra le nostre tre categorie legali. Ringrazio il Presidente 40 con il quale abbiamo già in altre occasioni avuto la possibilità di dialogare, aprire dei tavoli sui quali porre tutta una serie di questioni, di problemi che fossero quelli per il migliore funzionamento della sezione fallimentare, che fossero le esigenze dei commercialisti.
Credo che insieme con quelle degli avvocati, con quelle dei notai, stamattina avremo la possibilità, approfittando appunto dell'occasione per lo scambio degli auguri, per la fine di questo assurdo anno e speriamo un migliore futuro anno 2021, però l'occasione anche per poterci confrontare brevemente e poter poi anche immaginare di avviare una attenta, fattiva programmazione che sarà utile certamente a noi, ma sarà utile a rinsaldare i rapporti che ci sono sempre stati con il Tribunale e superare anche magari qualche incomprensione che c'è stata. Ha detto che avevamo avviato per molti dei colleghi, per molti che se ne ricorderanno, questo discorso poco più di un anno fa. Poi il presidente 40 ha fatto una pausa, si è un po' allontanato da questo tribunale, quindi per un'esperienza ministeriale, un'esperienza romana che è durata poco più di un anno. Ora abbiamo il piacere di riaverlo presso la nostra sezione fallimentare e quindi ha immediatamente colto l'invito che è partito dalle nostre categorie per essere qui stamattina. Un ringraziamento al padre di casa, al presidente Donato, che mi ha fatto ricordare appunto momenti in cui da ragazzo sentivo parlare del papà, che era collega di mio zio. Diciamo, ecco, un avvocato russo uguale, esperienze che mi riportano un po' indietro nel tempo. Un ringraziamento particolare al dottore Fabozzi per aver messo in piedi questo momento di confronto, di cui sono molto contento, evidentemente. E lui raccontava un po' questa mia storia personale. In realtà, diciamo che il mio arrivo alla sezione fallimentare di Santa Maria è un arrivo che risale a fine ottobre del 2019. È un arrivo praticamente che mi ha portato indietro nel tempo, perché personalmente ha significato occupare una sedia, una poltrona che era stata occupata appunto dal compianto mio zio, quindi ufficio, tribunale e sezione a cui tengo in maniera particolare. Diciamo che l'ispirazione del modo di lavorare si è vista appunto nei primi tempi. Io poi ho fatto questa pausa come capo di gabinetto dell'antitrust, che mi ha consentito di vedere da fuori, semmai apprezzare quello che è un mondo che probabilmente dall'interno si apprezza meno del dovuto. Il mondo delle professioni del diritto, il mondo della giurisdizione ha un suo valore assoluto di cui tutti dobbiamo sempre ricordarci. Uno sguardo dall'esterno mi ha consentito anche di apprezzare ancora di più quello che accade nelle stanze in cui si amministra la giustizia, perché fondamentalmente la giustizia è un bene rispetto al quale noi siamo strumenti e diciamo che noi assicuriamo un servizio, siamo al servizio dei cittadini, siamo al servizio dell'affermazione del diritto, e tutte le categorie professionali che sono qui rappresentate per me sono fondamentali nell'affrontare quelle che sono le tematiche che riguardano proprio l'amministrazione di questo bene. Ognuno di noi, quindi, come dicevo prima, è solo un protagonista temporaneo di un valore che è molto superiore a tutte le individualità. Cosa che va ricordata anche ai più giovani, lo dico sempre anche ai colleghi più giovani, ai miei colleghi più giovani, agli avvocati, ai notai, ai commercialisti, per dire che cosa e in che meccanismo noi siamo. Siamo al servizio di un meccanismo molto importante. E detto questo, è evidente per quanto mi riguarda, per quello che è l'approccio che intendo dare, che ho inteso dare quando, un anno e mezzo fa, e adesso praticamente che ho ripreso in questa attività, un approccio colloquiale con le varie categorie professionali, perché secondo me nella dialettica si impara reciprocamente, è quello che ho sempre pensato, è un accrescimento necessario, soprattutto svolgendo quella che è una funzione di presidenza di una sezione così delicata come una sezione fallimentare. E fatta questa premessa, una premessa di metodo, perché io immagino che questo sia un primo momento di incontro a cui ne seguiranno altri, che siano di formazione, di scambio, di dialogo tra le varie professioni e quello che è la giurisdizione. Fatta questa premessa metodologica, va detto che
tenendoci in maniera particolare a quella la funzione e in maniera ancora più specifica a quella che è il buon nome di un tribunale che ha una sua storia veramente radicata, lontana, un tribunale molto importante sul territorio italiano. Quello che voglio fare io è evidentemente fare di tutto perché rimango, torni ad essere quello che è sempre stato, un tribunale di riferimento, un tribunale di cui si parli non solo praticamente per vicende che riguardano appunto come è accaduto indagini o processi di natura penale che storicamente hanno avuto una risonanza, purtroppo legata anche a quella che era la peculiarità del territorio, ma un tribunale che scriveva pagine di giurisprudenza, scriveva provvedimenti che venivano considerati importanti come un punto di riferimento nell'ambito di quello che è il territorio più ampio del territorio nazionale. Per fare questo è evidente che bisogna rimuovere quelle che sono delle impostazioni che ci sono. Non tutti loro che sono presenti, con cui ho parlato poi singolarmente, sanno bene che quello che ho ereditato è una situazione nell'ambito della quale c'è un fardello di procedure che purtroppo sono risalenti, che in qualche maniera si deve trovare il modo, e questo praticamente il programma, diciamo la mission, se la vogliamo dire in termini così cari in questo momento, è la mission è quella, cioè di trovare il sistema in maniera tale che interagendo con tutte quelle che sono le professionalità, si riesca a rimuovere questo fardello e a concentrarci su quello che è il momento più importante che questa pandemia purtroppo ha evidenziato ancora di più. Leggevo stamattina un paio di articoli che ci devono un po' dare il quadro della situazione. È stato intervistato un professore di statistica per quanto riguarda quelli che sono gli effetti della pandemia sulla economia. E questo professore dava un dato, al di là praticamente di quello che sono gli approfondimenti, di qual è il collegamento che esiste tra queste vicende, ma un dato. Ad aprile di quest'anno c'è stata una caduta del 60% delle iscrizioni alla Camera di Commercio di attività di impresa. Questa contrazione è seguita evidentemente anche nei mesi successivi a quello che è stato il periodo nell'ambito del quale sembrava che tutto fosse risolto, quindi parliamo diciamo del terzo trimestre, una caduta ancora del 30-40% delle iscrizioni camerali. È evidente che l'attività di impresa e anche le attività professionali, voglio dire che a quell'attività di impresa sono in qualche modo collegati, hanno subito un effetto molto rilevante dal punto di vista sia per le misure che per i costi che questa pandemia ha rappresentato. Sappiamo tutti che non tutte le imprese hanno avuto e avranno effetti negativi. Nell'ambito di questo periodo che ho passato praticamente in quell'amministrazione, appunto all'antitrust, era evidente che ci sono settori dell'economia che hanno beneficiato di questa situazione. Ce lo dobbiamo dire, cioè il sistema, parlavamo prima delle imprese che operano in maniera telematica, quelli che operano nella distribuzione a domicilio, quelle sono le grandi catene di distribuzione, sicuramente i settori dell'economia che in questo periodo si sono in qualche maniera avvantaggiate di quello che è una struttura o proprio il tipo di attività caratteristica che svolgono. Ma quello che sappiamo è che questo può valere per una nicchia di mercato, tutto il resto evidentemente gli effetti negativi li ha risentiti. E allora pensare che in realtà oggi ci si debba occupare di definire delle procedure che sono risalenti, quando purtroppo quello che avremo da domani mattina, o forse anche da ieri, è che comunque la crisi incombente porterà nelle stanze dei tribunali, prima ancora che nelle stanze dei tribunali, nei tavoli delle professioni che sono qui rappresentate, quelle che sono delle esigenze di crisi che si sono radicate, sviluppate e aggravate in questo momento, dà tutta la misura di come sia urgente che questo incontro e quelli che ne seguiranno siano strumentali a trovare le misure adatte per rimuovere quel fardello e ripartire con quella che è una nuova energia per affrontare quelle sono le missioni che purtroppo abbiamo davanti. E detto questo, mi veniva anche da sorridere stamattina perché leggevo che in realtà noi abbiamo a settembre 2021 l'entrata in vigore del cosiddetto codice della crisi di impresa. È lo stesso presidente Nordhoff che è sostanzialmente quello che ha coordinato i lavori di questa commissione, in questo suo articolo
rilevava come anche lui stesso ha formulato delle critiche a quell'impianto normativo. Ed è un impianto normativo con cui ci dovremo confrontare praticamente tra qualche mese, che in realtà voleva mettere a sistema delle norme che dal 1942 hanno subito una serie di modifiche nel 2006, nel 2007, nel 2015, che avevano reso ancora più confusa quella che era una materia complessa. A questo si aggiunga che entro il luglio di quest'anno in realtà l'Italia dovrebbe recepire una direttiva comunitaria sull'insolvenza transfrontaliera e sull'insolvenza. Quindi siamo in un momento nell'ambito del quale tutte le energie vanno spese in una direzione, cioè cerchiamo di concentrarci, questo ovviamente è il mio intendimento, per far sì che in ogni caso saremo pronti rispetto a quelle sfide. E quelle sfide che sono dettate dal codice della crisi stabiliscono dei principi molto chiari. Si parla per la prima volta, si positivizza il concetto di crisi, un concetto di crisi che, diciamo, il dottore Fabozzi ci potrà anche meglio illustrare, un concetto di crisi che è l'incapacità dei flussi di gas a riuscire praticamente a superare quelli che sono i costi che vengono rappresentati nell'esercizio normale dell'impresa. È evidente che in una situazione nella quale gli effetti della pandemia, delle chiusure, del contenimento delle misure attualizzano. Pensate che chi evidentemente nel 2019 pensava a questo decreto legislativo di riforma dell'area della crisi d'impresa sicuramente non poteva immaginare che quel concetto per la prima volta positivizzato in realtà avesse una emersione immediata per effetto di una vicenda che purtroppo nessuno poteva aspettarsi, che in realtà è nelle stanze di tutti gli imprenditori a cui si chiede. Gli amministratori e gli imprenditori a cui si chiede di far emergere il prima possibile la crisi perché si adottino delle misure in maniera tale che non si colpevolizzi o sanzioni esclusivamente l'imprenditore o l'amministratore, ma si cerchi di trovare il modo di superare quella che è una vicenda temporanea che può sfociare in insolvenza, tanto dell'impresa, tanto di chiusura del debitore civile. Questo è quello che è il quadro che ci troviamo davanti. È domani mattina, come dicevo. E in questo quadro si inserisce il tema di chi deve avere le armi tali per cui in realtà siano professionalità adeguate allo sviluppo, all'esercizio dell'attività di ausiliario nell'ambito delle aule di giustizia. E allora gli ausiliari sono rappresentati alle categorie dei presidenti che oggi sono presenti a questo tavolo. E quindi è evidente che un'interlocuzione con il tribunale deve essere nel senso di dire, così come ho detto singolarmente a loro, non si fanno più sconti perché non è possibile fare sconti in una situazione nella quale un carico, un fardello non abbia una giustificazione nazionale. Chi vuole partecipare a questa sfida lo deve fare in maniera convinta, dare assicurazione di professionalità. Ovviamente il tribunale avrà cura di osservare quello che è il principio fondamentale di rotazione degli incarichi, di avere un atteggiamento rispetto al quale evidentemente la trasparenza e quindi ovviamente i principi di rotazione saranno i primi criteri che devono essere utilizzati. Ma la spinta e l'intendimento è a tutte le categorie che possono intervenire nelle varie fasi, nella gestione delle procedure che riguardano le curatele, che riguardano i concordati preventivi, nell'ambito di quelle che sono le vicende che attengono alla subastazione di beni che sono purtroppo oggi anche quelli influenzati da un mercato immobiliare che è sostanzialmente fermo, tutti nella stessa direzione. Io mi faccio chiaramente, la mia porta è completamente aperta per qualunque tipo di confronto che serve in questa direzione. Quello che chiedo, evidentemente, dall'altro punto di vista, è che effettivamente si faccia all'interno di ciascuna categoria il conto di chi effettivamente vuole partecipare a questa missione, vuole farlo, chi non ha interesse a farlo, chi non ha più evidentemente interesse a farlo per mille ragioni, evidentemente non sarà, come dire, interessato da nuove nomine in una logica nella quale sicuramente per riportare questo tribunale a cui tengo in maniera particolare a quella che è la sua storica originaria importanza per fare questo è evidente che non si può perdere, non ci possono essere più battute d'arresto, bisogna andare nella stessa direzione.
Chi vuole salire su questa barca lo farà e faremo dei percorsi formativi, di confronto, di dialogo, per i quali sono, per quanto mi riguarda, completamente aperto a sentire tutte le esigenze. Ringrazio ancora veramente tutti i presenti, il Presidente De Donato, il Presidente Russo, il Presidente Fabozzi, per avermi invitato a questo incontro, e rinnovo anche gli auguri di buone feste. Presidente, io prendo spunto proprio da momento che lei ha toccato e, come mia abitudine, ho preso qualche appunto per non perdere di vista nulla. Tralascio, perché come lei ha detto avremo occasione di organizzare eventi specifici sugli aspetti più tecnici di quello che lei ha potuto accennare. Invece mi ha fatto molto piacere il richiamo che lei ha fatto alla territorialità. Territorialità però non sono solamente le imprese, non sono solamente gli imprenditori, ma sono anche le categorie professionali. Ed è per questo che l'invito che sono sicuro condivideranno anche avvocati e notai è quello di tutelare anche le categorie professionali del territorio, ancora meglio direi della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Le difficoltà, i problemi effettivamente sono le ricadute economiche negative dalle imprese si sono trasferite in maniera conseguenziale sulle nostre categorie, e quindi una tutela anche del territorio dal punto di vista proprio delle professioni credo sia tra virgolette doverosa per salvaguardare anche noi. È stato fatto un cenno al numero delle imprese che non riapriranno i battenti, già l'hanno fatto, o non riapriranno i battenti il primo gennaio. Le posso garantire, per quello che riguarda la nostra categoria, che le iscrizioni sono calate notevolmente, ma sono aumentate anche le cancellazioni. I giovani sono in grandissima difficoltà e vanno quindi in qualche modo aiutati. Cercherò di essere brevissimo, quindi l'altro aspetto è quello delle specializzazioni. Anche su questo siamo perfettamente d'accordo. È giusto che i professionisti siano dei professionisti specializzati, professionisti che si dedichino e che siano organizzati, come la stessa norma poi prevede. Ne approfitto per un altro invito. È ovvio che questo tipo di organizzazione, di specializzazione, questo tipo di dedizione a questa attività richiede anche riconoscimenti che possono essere adeguati, che lo consentano per mantenere le organizzazioni di studio e soprattutto per non dover attendere la chiusura di procedure, alcune più brevi, altre però molto, molto lunghe, non solo per la negligenza tra virgolette di qualche professionista, ma per la loro stessa natura richiedono molti tempi. Quindi ritornare ad immaginare come si faceva un tempo anche sui professionisti che dimostrino di lavorare, di portare avanti in maniera diligente il lavoro, anche la questione dei compensi. E ultima, ma non per questo meno importante, la trasparenza a cui lei ha fatto riferimento e che gioverebbe a tutti quanti noi, al Tribunale che stamattina qui lei rappresenta, ma anche a noi professionisti, anzi direi a noi presidenti degli ordini, che siamo i primi che vengono interpellati laddove magari si chiede come funziona, in che modo, perché. E allora quella trasparenza che, come tutti quanti gli enti, noi rispettiamo come ordini, pubblicando gli incarichi, i compensi, pubblicando tutto quanto, penso sia una cosa che possa essere organizzata e gestita in maniera tranquilla anche dal Tribunale. Approfitto anche io per rinnovare gli auguri a tutti quanti, a quelli che ci seguiranno, e il ringraziamento personale a lei per la grande, enorme disponibilità che ha mostrato in passato e che anche stamattina ha rinnovato. Grazie. Faccio seguito alle parole e ai concetti soprattutto espressi da Luigi Fabozzi nella qualità, innanzitutto per ringraziare il Presidente 40 per la chiarezza, la trasparenza e quello che ha detto e come lo ha detto. Sono il primo ad auspicare un ritorno, come mai dovesse essere necessario, ma credo proprio di sì,
del Tribunale Santa Maria Capua Vetere, quindi delle forze professionali che lo circondano, in particolare dell'avvocatura, a quelli che sono stati i fasti di un tempo. È vero, il Tribunale Santa Maria Capua Vetere è stato soprattutto famoso per quello che era l'aspetto penale, ma non di meno nel passato c'è stata una fortissima componente, anche da un punto di vista civilistico, lato senso, in tutte le sue manifestazioni, che ha sempre portato all'ambito dell'interesse nazionale il Tribunale Santa Maria Capua Vetere, che ricordo a me stesso era grosso modo il terzo o il quinto tribunale nazionale. Detto questo, i concetti di Luigi, del dottore del presidente Fabozzi, li faccio assolutamente miei. E vorrei essere ancora un po' più caustico, se mi è consentito, me lo impone il ruolo, me lo richiede la funzione. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è circondato da professionisti nelle varie componenti altamente qualificate, non lo devo dire io, ma è un dato di fatto. Per cui è auspicabile che venga tutelato quello che è il rispetto della territorialità. Io mi permetterei di usare un termine, un verbo un po' più pesante, me lo consentirà il Presidente, privilegiare. Perché troppo spesso nell'ambito degli affidamenti degli incarichi, non mi riferisco in particolare alla sezione fallimentare, anzi, ma ne faccio un discorso generico e generale che sarebbe poco corretto e soprattutto non è questa la mia intenzione rivolgermi esclusivamente al Presidente 40, ma troppo spesso si auspicano, si propugnano interventi di professionisti validissimi, sia ben chiaro, che appartengono ad altre sedi territoriali. Ahimè, non sempre questo è assistito dalla reciprocità, ma indipendentemente da questo c'è una mortificazione che non è solo di carattere economico o di carattere operativo, come si faceva accenno prima, ma anche e soprattutto di carattere ideologico, perché un professionista, sia esso un commercialista, sia esso un notaio, sia esso soprattutto un avvocato, che si vede continuamente scavalcato o vedere affidare gli incarichi a professionisti, ripeto, validi, ma come ce ne sono tanti anche presso gli elenchi del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non può che rimanere estremamente mortificato. Quindi io auspico, nella mia qualità, credo anche interpretando il pensiero degli altri due presidenti, che si privilegi la territorialità, nel senso di c'è un ampio ventaglio di professionalità e di professionisti. È mai possibile che in questo ampio ventaglio si debba sempre, e uso l'avverbio, andare fuori extra media, insomma, quindi teniamo presente che anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha delle eccellenze che devono essere tutelate, io dico privilegiate, ma che devono essere riconosciute, oltretutto per una ricaduta anche di tipo economico sul territorio. Mi auguro che questo primo incontro, al di là degli aspetti tecnici che verranno, come diceva giustamente il dottore, il presidente Fabozzi prima, verranno approfonditi e verranno ancor più resi operativi l'immanenza del settembre 2021 e prossima, ci sia anche però questa prospettazione, ovvero sia Tribunale Santa Maria Capua Vetere, professionisti locali ed anche altri e non il contrario. Grazie e ovviamente gli auguri a tutti quanti, non solo i presenti, ma anche coloro che avranno l'amabilità di ascoltarci o di vederci, e sperando che il 21 sia migliore, non è che ci voglia molto, però diciamo, insomma, speriamo che almeno non sia peggiore del 2020 con tutti gli scongiuri del caso. Grazie. Dopo aver rinnovato il ringraziamento a tutti per essere venuti qui al Consiglio Notarile e dopo aver ricordato, perché il Presidente 40 ci faceva riflettere sulla grande tradizione in ambito civilistico che ha avuto il nostro tribunale, sulla grande tradizione che ha avuto la fallimentare con suo zio, con la generazione successiva, leggevamo le sentenze, le decisioni del Tribunale di Santa Maria pubblicate. Questo era anche per chi le leggeva non avendovi partecipato, era un punto d'orgoglio che noi speriamo di recuperare, ma qualcosina di concreto devo dirlo anch'io. È evidente che il rispetto della territorialità è un punto d'onore, come lo è quello della rotazione. Noi quando abbiamo fatto per il passato, anche con 800-900 iscritti, il corso per i CTU, ci siamo sentiti costantemente chiedere perché non ci fosse una rotazione, perché non ci fosse quella trasparenza che rendeva leggibile
la possibilità della rotazione. Per quanto riguarda poi più specificamente il notariato, come le accennavo già prima, noi abbiamo una rete nazionale per le aste notarili, con una piattaforma che è all'avanguardia in Europa, che il notariato tramite me mette a disposizione del Tribunale e delle altre categorie a ciò interessate. Noi già precedentemente, con la precedente presidenza, avevamo cercato di organizzare un incontro fra quelli che sono gli esperti del Consiglio Nazionale del Notariato con la sezione fallimentare, in modo da sviluppare un discorso che già nato nel 2017 in questo momento può esserci particolarmente utile. Quindi se poi ci sarà spazio e possibilità anche far venire gli esperti nazionali per un confronto operativo, è ottima cosa. Noi soffriamo un po' spesso per le relazioni ipocatastali, ne ho viste alcune fatte da un collega di Messina e mi chiedo come abbia potuto fare questi controlli, ma non voglio, siamo a Natale, bisogna essere buoni, non voglio essere polemico. Però dopo aver dato la disponibilità per quella fetta che riguarda il notariato, che certo può partecipare, deve partecipare, ma una funzione e una competenza diversa, però per quella che è la disponibilità a far crescere questo territorio dove noi viviamo e lavoriamo, dove abbiamo bisogno di riavere quel tribunale che era culturalmente un faro in zona, per questo lei ha la disponibilità totale, mia personale conta poco, della categoria che rappresento e conta un po' di più. La ringrazio di nuovo di essere venuto. Dopo lo scambio degli auguri, noi poi abbiamo anche il dovere verso noi stessi e verso ciò che rappresentiamo ad essere un po' più operativi, quindi poi bisognerà scendere nel concreto, vedere come effettivamente possiamo liberarci, qui il plurale non è alla Maradona, ma liberarci, perché è un peso per tutti quanti, del fardello che rappresenta il passato, fallimenti aperti da troppi anni perché ciò sia accettabile dallo Stato. Su questo, Presidente, disponga di noi per come sarà possibile, poi magari scendendo nel dettaglio vedremo come possiamo aiutare.